I soldi del biglietto per andare a Parigi li ho spesi di tasca mia. Non è costato nulla alla RAI, ha dichiarato il conduttore. Il viaggio di Fabio Fazio in Francia per intervistare il presidente Emmanuel Macron ha suscitato svariate polemiche, non solo a causa della recente crisi diplomatica, poi rientrata, culminata con il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma, ma anche per via di motivazioni economiche. Il conduttore di Che Tempo Che Fa è stato infatti accusato di aver utilizzato soldi della televisione pubblica, dunque dei cittadini, per finanziare la trasferta. La difesa di Fazio. Diversi deputati di FD, tra cui Federico Mollicone e Francesco Lollobrigida, hanno dichiarato: non solo ci aspettiamo che Fabio Fazio chieda conto al presidente Macron delle sue sconsiderate politiche neocolonialiste in Africa, ma vorremmo sapere anche a quanto ammontano le spese totali del viaggio all'Eliseo per la realizzazione di questa intervista, si legge su TPI. I cittadini hanno il diritto a sapere in che modo vengono utilizzati i soldi del servizio pubblico. Fratelli d'Italia è pronto a portare il caso in vigilanza. La risposta del conduttore non si è fatta attendere ed è giunta durante la trasmissione. Andata in onda domenica 3 marzo, voglio sottolineare che i soldi del biglietto per andare a Parigi li ho spesi di tasca mia. Non è costato nulla alla RAI. Al momento, riporta TPI, non è noto se i vertici della vigilanza abbiano accolto le richieste dei deputati FDI e se prenderanno provvedimenti. Nelle stesse ore, è in atto anche la contrattazione tra Fazio e la De Fabrizio Salini a proposito della possibile riduzione dello stipendio del conduttore. Le accuse di FDI. Tra le accuse mosse a Fazio c'è anche quella di esprimere posizioni eccessivamente di sinistra e ostili al governo giallo-verde. Fazio opera un sistematico condizionamento culturale e politico dell'informazione attraverso monologhi senza possibilità di contraddittorio, ha dichiarato Mollicone. Il deputato ha inoltre accusato il conduttore di invitare in trasmissione intellettuali schierati ideologicamente, come ad esempio è successo con le numerose ospitate di Roberto Saviano. L'Agcom, ha annunciato Mollicone, sta già vigilando sul rispetto del pluralismo. È importante che il tema vada allargato a tutti i contenuti informativi e di intrattenimento.